Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo episodio di Zelda Ocarina of Time. Il mio nome è come sempre qui, 2108. E quest'oggi siamo tutti qui riuniti per andare a vedere cosa farà Link nel coso del tempio. Però prima di tutto vogliamo fare un'altra cosa. Ci sono un paio di cose da fare qua, ya? Yeah? Ci sono un paio di cose da fare, quindi noi le faremo. Parlare alla tizia per esempio. Huh? Cosa? Un cliente! Perché sembra Topolino? Benvenuto al centro del puro divertimento! Il vicolo Bongju Bowling! Vuoi sapere cosa potresti vincere? Beh, è un segreto! Non posso dirtelo finché non paghi per giocare! Sono 30 rupie ogni partita, vuoi giocare? Sì! Ok! Mira il buco che è al centro! Tira il Bongju e vai! Hai 10 chance! Pronto? Ora vai! Oh, ti dimenticavo, ecco cosa potrai vincere! Vai, bombe! Allora, vai Bongju! Bongja! Ok. No, l'ho mirato sbagliato. Oddio, è tornato indietro. Vai! No, non di là, di là. Vai, Bongju! No. E se io tipo lo mirassi un po' così? No, perché lo metti sempre di là? Oh Link, stiamo cercando di vincere un gioco qua, eh. No, continua a andare là e andare contro quello. Vai! Vai, Bongju! Niente. E se io glielo tiro tipo così? No, niente. Dovrebbe tipo salire. Sì, continua a salire, continua a salire. Yes! Nice. Ok. Ora abbiamo centrale. Vabbè, questo è facile. A parte che il pollo di merda adesso va al centro. Esatto. Vuoi giocare ancora? Sì. Ah, oh, dimenticavo. Ecco cosa potrai vincere. Di nuovo. Ah, sacco bombe. Fantastico. Niente. Vai, Bongju. GG. Vai di qua adesso. Bastardi. Vai, Bongju. Più in alto. Sì. Nice. Ok. Aspettiamo che il pollo si metta in mezzo. Mm-hmm. E poi lanciamolo. Levati dal cazzo, pollo grande! Vinto! Sputami fuori, dai! Yeah! Abbiamo preso quello che ci serviva. Ora hai una super borsa bombe. Potrai portare fino a 40 bombe. Vuoi giocare ancora? Vediamo un po' cosa possiamo vincere. Forse c'era anche un pezzo di cuore qua, se mi ricordo bene. E la Madonna. Vai. Vai, Bongju, sali. Grande. Ok. Ora, pollo in mezzo. Facciamolo partire. No, pollino, no, pollino, levati. Bastardo. Pollino, no! Ok, questo pollo non si muoverà. È un pollo affumicato adesso. Pollino di merda! Che palle. 4 tentativi ancora. Facciamolo spostare. Dai, levati, pollino. GG. Ah. Oddio, due tentativi, cazzo. Va bene, adesso dobbiamo iniziare a smettere di spararli a caso come ho appena fatto in questo momento. Che palle. Ultimo tentativo, signori. È l'ultimo tentativo per
Quit 108 dovrebbe magari riuscire a far fare una cosa di questo genere al Boomchu. Sta ancora salendo, si sta dirigendo verso il centro e vinto, signori. Che abilità con questi Boomchu. Potevo farlo tutte le volte, però volevo provare a farlo serio. Vai a giocare ancora e proviamo. I Boomchu, ci dà dei Boomchu, va bene. Nessun problema. Tanto sono un asso coi Boomchu. C'è un pezzo di cuore qua, me lo ricordo. Ci deve essere per forza. Whoop. Nice. Ok. Ed è perfetto. No, è troppo alto. Leggermente troppo alto. Troppo troppo alto. Fin troppo alto. Estremamente troppo alto. È altissimo. Quindi basta fare magari una cosa un po' più così. No, troppo alto ancora. Vai, Boomchu. No, sbagliato. Allora, vai. Sali, Boomchu, sali. Per la regina e per la patria, niente. Troppo. Sbagliato. Però passa. Allora. No, perché ti metti in mezzo? Pollo di merda. Sì, vediamo un po' cosa posso vincere. Ah, eccolo. Questo è quello che conta. Yes. Lo sapevo che c'era quel pezzo di cuore. Oh cazzo. Questo è un problema. No, sì, grande. Oplete. Ok, ora vinciamo. Non ti... Ah, Link, non devi essere triste. Vai, Boomchu. No, 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 no. Andate a fanculo, polli del cazzo. Questo è maltrattamento d'animali, lo sapete, sì? Oddio, è rimasto... È rimasto bassissimo. Pollo, spostati! Tanto non è buono, però vabbè. Yes! Vinto! E un altro pezzo di cuore per noi, signori. Trovi un pezzo di cuore. Con 4 pezzi potrai avere un altro. Contieni cuori. Più ne hai e più energia e vita avrai. Vuoi giocare ancora? No, non volevo giocare. Che palle. Ho sbagliato. Vabbè, spariamoli. Vai, Boomchu. 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 Andate, miei Boomchu. No, non voglio giocare ancora. No. Va bene, non devi mica farlo per forza. Zia, t'ho pagato un sacco di rupie io per giocare qua, sappilo. Se non lo sai, sallo, eh. Cioè, voglio dire. Allora, il cagnolino bianco qua è molto contento. Io torno qui e chiappo un'altra maschera, just because we can. Ciao. Blovo, l'hai venduta. Prego, le restituisci 10 lupie per la maschera Keaton. Pagamento fatto. Vuoi questa maschera in plastico? Plestata la maschera teschio, plemicela indotelai. Ti sentirai un bello mottolo con questa maschera. Va bene. Allora. Dopodiché, ah, qua c'era il coso delle bombe. No, questo è il bazar, quello delle pozioni. Sì. Sattaia. Frattaia. No. Nope. Giù. Frattaia. Ho detto frattaia. Dicevo frattaia. Ok. Allora. Adesso un paio di altre cose da fare qua. Tipo non farmi rompere le palle a sto tizio e entrare qua dentro. Caccia al tesoro. Chiuso per ora. Solo di sera. Fantastico. Quindi. Tanto questa qua è una cosa... Non me la ricordavo la caccia al tesoro, onestamente. Non mi ricordo come si faccia. Sono un po' triste da questo punto di vista. Lo so. Da qua possiamo salire.
Possiamo andare qua dietro e recuperare un sacco di roba. Parlare col tizio. Non ci sono mai molti Gerudos da queste parti. C'è qualcosa che non va. La vedetta. Va bene, comunque oddio, canzone del sole. Era... No, questa è la canzone di Saria. Non c'entra un cazzo, quit. No, non voglio parlare a Saria. No. No, no. La tua carina suona differente, non so. Ti sei esercitato parecchio. No. Poverina, non sa che ho l'ocarina del tempo. Ok. Canzoni. Samsung. Destra, giù, su. Ok. Ok. Dovrebbe venire notte. Fa chiesa. Dobbiamo prendere questo. Seguimi, Tato. Bravo, bravo. Continua a seguirmi. Seguimi per sempre. Oddio, ce ne sono due di quelli bianchi. Abbiamo un problema. Allora, qua. No, non è lui quello che cercavo. Cerco la signora grassa col rossetto anche sulle orecchie. Signora grassa col rossetto anche sulle orecchie. Oddio, una guardia svenuta. Va bene. Andiamo di qua. Non c'è più nessuno di qua. La guardia svenuta non me la ricordavo. Come mai c'è una guardia svenuta? Seguimi, cagnolino, seguimi. Andiamo. Ok. E quindi non è qua, ma è qua. Giù da questa parte. Lì è aperto perché ci sono le luci. Però non entriamo adesso. Abbiamo un cane. Cagnolino, sei qua? Eccola. È il mio piccolo Richard. Grazie, grazie. Ti darò questa cosa in ricompensa. Trovi un pezzo di cuore, così ne hai trovati due pezzi. Altri due potrei avere più energia vita per giocare. Signora, io so che l'ho ritrovato Richard, ma non riesco a contenermi davanti alle scatole, mi dispiace. Sono fatto così. Ok, quindi andiamo qua. Poi qua. Qua che cavolo c'era qua dentro? Oddio. Ah, c'è il tizio che vede i bomciu. Ok. Qua dietro non si poteva andare, se non mi ricordo male. O mele. Ah no, sì che si può andare. Quindi possiamo andare di qua, parlare con questo tizio. Oh, sei il ragazzo della foresta. Finalmente ci incontriamo. Devo dirti una cosa, tu sei la guardia. Ganondorf, il re Gerudo dei ladri, ha tradito il nostro re. Impa, la governante di Zelda, ha fiutato il pericolo ed è scappata dal castello. Ho provato a fermare gli uomini di Ganondorf, ma... La principessa aspettava un ragazzo della foresta, cioè te, voleva dargli assolutamente qualcosa. Se l'hai ricevuta dalla principessa, presto, vai al tempio del tempo. No, è morto. Zio, non morire. Parliamo con sto tizio. Io, sai che, sapete che io in tutti i playthrough che ho mai fatto non ho mai parlato con la gente qua dietro, se non per fare... Perché ho un cane? Cane, vattene! Scusi, ma mi serve, ho bisogno di soldi, sono una persona povera. Yes. Non ti sembra strano che un branco di cani giri per le strade durante la notte qui in città? No, non mi sembra molto strano. Cani randagi ci sono ovunque. Anzi, uno mi sta seguendo e io non glielo direi in faccia, che i cani possono essere persone orribili. Quindi occhio. I ragazzini non devono vagabondare a notte fonda. Forza, tornatene a casa. Va bene. Ciao, guarda come salto. Guarda come saltolo. Ho preso una testata. Voglio distruggere. Non rompete le palle. Yeah, è una. Rupie. Sono ricco. Ho un ragazzo, trova rupie. Ok.
Andiamo alla caccia al tesoro. Non mi ricordo mai cosa fa la caccia al tesoro, perché vi giuro che credo di non esserci mai entrato. Eccoci qua. Treasure Box Shop. Apri il baule e sorpresa, se trovi una chiave sarai in grado di avanzare. Sinistra o destra, buona fortuna. 10 rupie per poter giocare, vuoi provare? Cazzo sì. Trovi una chiave, puoi avanzare alla stanza successiva. Scegli uno dei bauli e vediamo se hai davvero fortuna. Ok, andiamo qua. Mi ricordo male, era destra, sinistra, sinistra? No, rupie. Era sinistra. Ok, tanto queste soltanto non cambiano, cioè non è a random, eh. Tanto posso uscire e rientrare e riprovare, credo. Allora. Zio. Sì, sì, chiave, chiave, quello che vogliete. No, 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 no. Apriamo queste chiavi. Andiamo qua. Chiave. Era allora la sinistra, sinistra, destra. Eccola qua. Chiave. Ok. Fantastico. Poi destra. Yes, ok. E poi sinistra. No, cavolo, adesso di nuovo. È sinistra, sinistra, destra, destra. Dobbiamo tornare indietro dal tizio, riuscire dalla porta, rientrare, insomma, due palle. Ok. Allora, sinistra, sinistra, destra, destra e ultima destra. Gesù, non mi ricordo mai. Perché l'ho visto, cioè l'ho visto, cioè mi ricordo adesso questo posto qua. Non mi ricordo esserci mai entrato nei miei playthrough, però in realtà ci sono entrato. Ho chiuso fuori il cane, povero canide. No, perché sono andato a sinistra? Bastardo, me la cambiate. Bastardo. Ci deve essere il modo, non era random. Non era random, me lo ricordo. Cavolo, ve lo ricordo male evidentemente. Proviamo di qua. Bastardo! Lo odio. Lo odio con tutto il mio cuore. Ok. Adesso non so più se è giusto fare le cose come le facevo prima, però va bene, andiamo a sinistra comunque. Quindi, sinistra. Se è una rupia mi incazzo. Ok, chiave. Sinistra. Ok. Ma forse sono solo un paio di tipi diversi. Destra. Cazzo! Mi ha cambiato anche queste. Persona triste, estremamente triste. Ti odio panzone, ti odio. Ti odio con tutto me stesso. Sei una persona orribile che spilla soldi ai ragazzini della foresta, oltretutto, che noi non abbiamo soldi, abbiamo bacche. Solo che io sono un drogato per ste cose, io devo farle tutte. Destra e destra la chiave, vuoi vedere? Ah, ti hai inculato. Vaffanculo. Detesto, 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 detesto. Proveremo l'ultime due volte e poi andremo a fare quello che dobbiamo fare, perché non ha senso se no. Allora, sì, rupie, vai, vai, vai. Prendi, shut up e take my money, praticamente. Allora era a destra prima, quindi adesso a sinistra. Ti odio tantissimo. No, è random. Ok, avevo ragione io all'inizio. È random. È totalmente random e bisogna avere culo. Quindi io non ne sto avendo, ovviamente. Allora, idea di andare a destra. Rupia.
sapevo. Basta. Basta. Ci rinuncio. Ci torneremo poi quando faremo qualcos'altro. Ma per adesso ci rinuncio. Fine. Canide, seguimi fino al tempio del tempo. Ok. Andiamo di qua. Tagliamo qui. E andiamo di qua. Ok. È vero, oltretutto con le bombe si potevano far saltare questi, forse, non mi ricordo. Comunque, eccoci di qua. E su di qua. Fantastico. Ed eccoci nel Temple of Time, o nel Tempio del Tempo. Oddio, come cazzo era la canzone? Yeah! Ed ecco che dalle ascelle di Link comparvero le tre pietre spirituali nella testa. Va bene. Allora, Tempio del Tempo, tre pietre spirituali. È uno shading questo gioco, lo odio. Ed ecco la Triforza che si anima. Attenzione, la porta del tempo si apre. E noi andiamo a prendere la spada. Quella spada incastonata lì dentro. Quit 108, ma non è... Sì, è la lama leggendaria. Daria, la lama leggendaria. La spada suprema. Porco la puttana, no, la traduzione di Master Sword non me la dovevate fare. C'ho un astio adesso contro tutti. Comunque, grabbiamo la Master Sword, non la spada suprema. Mai nella vita si chiamerà spada suprema e... Oh my god, potere infinito. Unlimited power. Oh cazzo, Ganondorf. Ottimo lavoro. Sembra uno di quelli che ti rispondono al call center. Come pensavo, avevi le chiavi per la porta del tempo. Mi hai condotto alle porte del sacro reame. Sì, devo tutto a te, piccolo. Che è la sua risata un po' più figa della mia. Però va bene. Quit 108? Sveglia! Quit 108, sei tu l'eletto. Ma che cazzo? Che... Dove sono? Che cazzo, che botta da ieri sera. Non pensavo che la coca mi riducesse così. Veramente, oh. Mamma santa, gira tutto. Oh. Questo è Link che si sveglia. Sono Rauru, uno degli antichi saggi. Erefa, noi antichi saggi costruimmo il tempio del tempo per proteggere l'entrata al sacro reame. Questa è la camera dei saggi dentro il tempio della luce. Il Tempio della Luce si trova nel centro del Sacro Reame ed è l'ultima roccaforte contro le forze del male di Ganondorf. La Master Sword, la spada ammazzademoni che ha estratto dal piedistallo del tempo, quest'uomo riesce a mettere le parentesi quando parla, va bene? Piedistallo del tempo era la chiave finale per il Sacro Reame. Qui 108, non ti allarmare, guardati bene. Ma sono nudo! Oh my fucking god. Ho anche un orecchino. Chi è che mi ha fatto il piercing? Ditemelo. Ehi, qui 108, sei grande ora, sei cresciuto. Ti va a vedere nei pantaloni. E si infila.
La spada suprema ha una lama sacra che i demoni non possono toccare. Solo colui che diverrà l'eroe del tempo può estrarla dal piedistallo del tempo. Tu eri troppo giovane per essere l'eroe del tempo. Perciò il tuo spirito è stato sigillato per 7 anni. E ora che sei cresciuto, è venuto il tempo di risvegliarti come eroe del tempo. Bene, hai compreso il tuo destino? Tempo. Bene, sembra ancora un po' confuso. No, no, figa, no. Ho sbagliato. Non possono toccare. Solo colui che diverrà l'eroe del tempo può estrarla dal piedistallo del tempo. Tu eri troppo giovane per essere l'eroe del tempo. Quante volte ho detto tempo fino adesso? Tante tempo. Perciò il tuo spirito è stato sigillato per 7 anni di tempo. E ora che sei cresciuto, tempo, è venuto il tempo di risvegliarti come eroe del tempo. Tempo. Bene, hai compreso il tuo destino? Ma ricorda, tempo. Anche se hai aperto la porta del tempo in nome della pace del tempo, Ganondorf, il re Gerudo dei ladri del tempo, l'ha usata per accedere al sacro reame del tempo proibito nel tempo. Ha rubato la triforza del tempo dal tempio della luce del tempo e con il suo potere del tempo è divenuto il re del male del tempo. Una forza oscura del tempo si è irradiata dal tempio di Hyrule del tempo e in soli 7 anni del tempo ha trasformato Hyrule del tempo in un mondo di mostri del tempo. Il mio potere ha ben poca influenza del tempo, persino nel sacro reame del tempo, ovvero nella camera dei saggi del tempo. Ma c'è ancora una speranza del tempo. Rimane il potere dei saggi del tempo. Quando il potere dei saggi del tempo sarà risvegliato nel tempo, il sigillo dei saggi del tempo conterrà tutta la forza del male al posto del reame del tempo. Io, Rauru del tempo, sono uno degli antichi e, combattendo con i saggi del tempo al tuo fianco, diverrai l'eroe del tempo. L'eroe del tempo scelto dalla sacra lama del tempo. Prendi il mio spirito del tempo e trova il potere degli altri saggi del tempo per divenire ancora più forte nel tempo. Chi di voi se l'ha ascoltata tutta questa mia fandoniata? Abbiamo un medaglione. È enorme, è grosso come la faccia di Link, ma va bene. Ricevi il medaglione della luce, Rauru il saggio ti dona il suo potere. Trova tutti i saggi del tempo e salva Hyrule del tempo. Sei tempo. Allora. Tempio del tempo. È molto più figo in inglese comunque. Temple of Time. Master's Word. Sages. Cioè, dai, cazzo. E oh, fuck. Eccoci qua. Quit. Siamo tornati nel tempio del tempo. Ma sono passati davvero nel tempo 7 anni del tempo? Ops, scusami, sono iniziato a parlare come saggio, perdonami. Sembra tu non sia in grado di usare alcune delle armi che hai trovato da ragazzino. Dai, usciamo fuori ora. Quello che inizia a camminare... Oh, fuck! Yeah! Super figo, Link. Ti stavo aspettando, eroe del tempo. Quando il male è ovunque, dal sacro reame si leva una voce che risveglia gli antichi saggi, che dimorano nei 5 templi. Uno in una foresta, uno in una montagna, uno sotto un lago, uno nei monti della morte, uno dalla dea delle sabbie. Insieme all'eroe del tempo, i risvegliati scacceranno il male e ritornerà alla luce della pace sul mondo. Questa è la leggenda dei templi, ereditata dal mio popolo, gli Shika. Sono Shik, uno dei pochi Shikas. Appena ti ho visto brandire la mitica Master Sword, porca la puttana, non è spada suprema, ho capito che eri il prescelto, il leggendario eroe del tempo. Se credi alla leggenda, non hai scelta. Devi cercare 5 templi e risvegliare 5 saggi. Un saggio aspetta che tu lo risvegli nel tempio della foresta. Il saggio è una ragazza
e tu la conosci. A causa del potere maligno nel tempio, non può udire il richiamo che proviene dal sacro reame. Sfortunatamente, non sei equipaggiato bene per poter entrare nel tempio, ma se hai creduto alle mie parole, recati prima al villaggio Kakariko. Hai capito tutto, qui 108? Yes. Parliamone. Per salvare la ragazza ti serve un item magico. Vai al villaggio Kakariko. Ok. Quindi ragazzi, io credo che noi ci saluteremo qua. Non abbiamo fatto niente di avventuroso, lo so, abbiamo un po' ripulito, siamo andati un po' avanti con la storia. E per adesso, ci fermeremo qui. Il prossimo episodio andremo a Kakariko Village a prendere l'item che ci serve. E poi andremo a cercare di salvare Saria, perché ormai si è capito che è Saria la tizia nella foresta, che è nostra amica, perché noi non avevamo amici, avevamo solo lei. Quindi vi ringrazio come sempre di avermi seguito. Il mio nome è come sempre Quit108. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni.